Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni Aggiornamenti. È stato pubblicato nelle scorse ore il bando di concorso bonus Cicogna 2021 in favore dei bambini nati o adottati nel 2020. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Come dicevamo, è stato pubblicato il bando di concorso per il bonus Cicogna 2021 in favore dei bambini nati e adottati nell'anno 2020. Si ricorda che il concorso è rivolto ai figli e orfani di dipendenti del gruppo Poste Italiane S.p.A., dipendenti ex IPOST, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40%, pensionati già dipendenti del gruppo Poste Italiane S.p.A. o già dipendenti ex IPOST. Il bonus Cicogna consiste nello specifico in 640 contributi di importo pari a 500 euro ciascuno. Il soggetto che presenta la domanda per tale bonus Cicogna da 500 euro può essere il coniuge del titolare in caso di titolare deceduto in qualità di genitore superstite, il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale in qualità di genitore richiedente, oppure il titolare della prestazione in qualità di genitore del beneficiario, oppure l'altro genitore ancorché non coniugato con il titolare della prestazione in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare della prestazione decaduto dalla responsabilità genitoriale, oppure il tutore del figlio o dell'orfano del titolare della prestazione. Il beneficiario del bonus Cicogna 2021, ricordiamo, è il bambino nato o adottato nell'anno 2020. Per quanto riguarda la domanda, ricordiamo che la domanda può essere fatta dalle ore 12 del giorno 2 agosto 2021 e fino alle ore 12 del giorno 30 agosto 2021. La domanda per tale bonus deve essere inviata direttamente dal richiedente del contributo di 500 euro tramite la via telematica, accedendo al servizio nei seguenti modi: sistema pubblico di identità digitale, ovvero lo SPID, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi e il PIN dispositivo rilasciato prima del 1 ottobre 2020. Infine, il beneficiario dovrà collegarsi direttamente al sito ufficiale dell'INPS e inserire nella casella di ricerca bonus Cicogna, oppure cliccare prestazioni e servizi, prestazioni, e scrivere nella casella di testo libero adibita alla ricerca bonus Cicogna. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.